Allora, questo video lo faccio per chi è un uomo, si ritiene un uomo. Quindi se non sei un uomo, chiudi il video, questo video non ti servirà. A parte le cazzate, una cosa che ho capito, che tutti gli uomini dovrebbero capire, è che se sei un uomo dovresti costantemente farti questa domanda. Quando non sai cosa fare, quando ti trovi in una situazione in cui hai dei dubbi, o quando dovresti fare un qualcosa e non la fai, quando non hai voglia o quando hai voglia di fare qualcosa, la domanda che ti devi fare è: qual è la cosa giusta da fare in questo momento? Perché? Perché il nostro ruolo di uomini è quello di, secondo me, costruire, creare, è avere uno scopo. Purtroppo la maggior parte delle persone ad oggi non hanno uno scopo, non sono a proprio agio con la loro mascolinità, non sono per niente mascolini. Anzi, quasi ad oggi, nella società in cui ci troviamo, dobbiamo sentirci in colpa per la nostra mascolinità. Per cui, una domanda che a me ha aiutato tantissimo negli ultimi mesi, anche se ve lo dico e ogni tanto mi do la risposta, non la faccio comunque, è: qual è la cosa giusta da fare in questo momento? Perché devi farti questa domanda? Perché sei un uomo, sì, avrai delle emozioni, avrai delle soprattutto delle situazioni in cui non sentirai di non aver voglia di fare una determinata cosa, dirai: ma perché devo impegnarmi così tanto, perché devo far questo o far l'altro? Sei un uomo, è la cosa giusta da fare, ok? Non c'è tanto da dar spiegazione dietro questa cosa. Perché se io sono qua e questo video non ho voglia di farlo, ok? Però mi dico: qual è la cosa giusta che faccia? La cosa giusta da fare è fare questo video, pubblicarlo e far sì che io ti possa dare una mano, far sì che io segua il mio scopo e possa aiutare più persone possibili. Ok, questa è la cosa giusta da fare. Quello che vorrei fare è mettermi lì, magari cazzeggiare, non far niente, fare dell'altro, ma non è la cosa giusta da fare, ok? Quindi, come dice Tony Robbins, farsi le domande giuste ti porterà davvero ad avere una vita migliore. Ed è importante capire questa cosa. Quando tu hai difficoltà, dici: ok, sono qua che ho un dubbio, dovrei far questo, dovrei far quello, fatti la domanda: qual è la cosa giusta da fare ora? Perché ricordati, tu sei un cazzo di uomo, tu te ne devi sbattere il cazzo di quello che senti in questo momento. Ok? Va bene, ti puoi sentire annoiato, ti puoi sentire incazzato, però puoi comunque fare la cosa giusta. È un principio questo che purtroppo, come ho detto, nella società in cui ci troviamo è molto... cioè, oramai dobbiamo tutti... siamo liberi di sentire le nostre emozioni, di viverle, e ok, va bene, fino a un certo punto. Però se una cosa è giusta e dobbiamo farla, la facciamo. Come ho detto, questo video qua, in questo momento, non avrei voglia di farlo. O meglio, questo video già sì, però prima c'erano dei video che non avevo voglia di fare. Qual è la cosa giusta da fare? Che mi sieda qua e li faccia comunque. Ok? Qual è la cosa giusta da fare? Che mi metta nello stato d'animo giusto per fare questi video e li faccia comunque. Perché è la cosa giusta. Quindi imparate veramente a vivere ogni giorno della vostra vita chiedendovi: qual è la cosa giusta da fare in questo momento? Ok? E vedrete che vi arriverà la risposta, subito vi arriverà la risposta, quindi saprete quello che dovete fare. A quel punto dovete solo decidere se farlo o meno. Man mano che acquisite questa mentalità, man mano che state sempre meglio con voi stessi, vi assicuro che verrà tutto molto automatico. Inizierete senza sforzo a fare la cosa giusta. Mi è stato confermato da alcune persone, ho già fatto un video a riguardo, alcune persone mi hanno scritto che stanno adottando questa tecnica. Ma non si tratta tanto di una tecnica del farsi domande giuste, si tratta proprio di dire: sono un uomo? Sì, ho voglia di stare tutto il giorno magari su YouTube a guardare Lillo Lallo che parla, ma non è la cosa giusta da fare. La cosa giusta da fare è mettere mi piace a tutti i suoi video, commentarli tutti. No, scherzo, la cosa giusta da fare è che vi fate il culo e fate la cosa giusta, che sia trovare i vostri obiettivi, trovare il vostro scopo, seguire il vostro scopo. Iniziate a capire questa mentalità, prendete un foglietto, un foglio di carta di merda, scrivete qual è la cosa giusta da fare, lo strappate, ve lo mettete in tasca, ve lo tenete lì e lo guardate ogni tot. Qual è la cosa giusta da fare in questo momento? La risposta vi arriverà subito. Io vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa giornata, statevi bene, ciao. Ora vado a fare la cosa giusta da fare.